L'area che si apre in questo spazio del bastione ci permette di tornare al mare e al capitano D'Albertis, poiché queste collezioni, che provengono dall'Oceania, sono state raccolte durante i suoi tre giri del mondo, dal 1878 al 1910, in Australia, Nuova Zelanda, nell'arcipelago delle Figi e in Polinesia orientale. Con le due canoe appese al soffitto, ci viene riproposto il suo modo di esporle appese, ma rovesciandole, l'allestimento intende sovvertire le scontate regole espositive, oltre che favorirne la visione al di là della sola chiglia intagliata in un unico pezzo di legno e nel bilanciere. Ci portano tra gli arcipelaghi polinesiani delle Cook e delle Samoa, dove le comunicazioni e la pesca via mare hanno garantito la sussistenza e la sopravvivenza a queste popolazioni dell'Oceania che, dai tempi delle migrazioni preistoriche, grazie alla loro perizia nautica, si sono insediati nelle isole disperse nell'Oceano Pacifico. Quest'area culturale comprende diversi arcipelaghi, tra i quali il capitano ha visitato le isole Cook, le Hawaii, le Marchesi e le isole della Società. Attraverso questo allestimento si è inteso suggerire l'esistenza di un mare di isole, in una prospettiva olistica in cui ciascuna è vista nella totalità delle sue relazioni con il contesto, visto che la vita sociale in Oceania è imperniata sulle dinamiche della reciprocità, sostenute da scambi di beni, di persone e di servizi. L'ascia rituale delle isole Cook, per esempio, usata come insegna di rango prima del contatto con i bianchi, ha assunto un manico a forma di piedistallo per soddisfare le richieste commerciali degli equipaggi e delle navi di passaggio. Le collane hawaiane di conchiglie usate per il collo, ma anche come diademi o nastri per la testa, testimoniano dell'uso quotidiano di gioielli e accessori ornamentali in questa area geografica, distinti dalle collane fatte con materiali deperibili come fiori, foglie e piccoli frutti. Questi ornamenti di concezione polinesiana hanno raggiunto nelle Hawaii la maggior qualità di espressione. I materiali erano selezionati per fragranza, bellezza, colore, valore terapeutico e simbolismo e si distinguono tra quelli destinati a occasioni o persone speciali e quelli destinati semplicemente a far risaltare la bellezza dei corpi, che erano decorati con tatuaggi e scarificazioni, o pitturati e oliati. Il capo hawaiano che si orna della collana di dente di capodoglio che diventano sempre più grandi grazie alla maggiore disponibilità di avorio dovuta alla presenza di cacciatori di cetacei, indossa in forma stilizzata la simbolizzazione dei centri di vitalità e di forza spirituale localizzati in mento, bocca e lingua.